Ciao a tutti, un saluto da Rick. Eccoci di nuovo nel fantastico mondo di Clash Royale. Come vedete ho diversi screen da aprire, quindi ho deciso di fare un video nella speranza di beccare una leggendaria o delle carte rare. Quindi adesso incominceremo l'apertura di questi screen. Partiamo con il baule magico, che solitamente non danno nulla di che. Andiamo a vedere. Una Valchiria che è buona. Andiamo a vedere di qua il secondo baule magico cosa ha dato. Poche cose. Adesso andiamo a aprire il baule della corona. Un po' di soldini, due gemme, scheletrini, cannone, i tre moschettieri e il gigante royale. Perfetto. E ora, come vedete, qui sotto ho due scrigni giganti e due scrigni epici. Allora, apriamo il primo scrigno gigante. Soldi. Mini pecca, 7 carte. 17 di barbari, ottimo. 208 di bombaroga, fantastico. Adesso apriamo la seconda cassa del gigante. Andiamo ad aprire, vediamo un po' cosa esce. Oro, domatore di cinghiale, mini pecca, altri mini pecca e 230 barbari scelti, ottimo. Ora andiamo ad aprire gli scrigni epici, speriamo bene. Primo scrigno epico, soldi, goblin, cavaliere, sgherri, moschettiere, pecca, tre moschettieri e infine due guardie, ottimo. Diverse carte epiche. Adesso apriamo l'ultimo baule epico, andiamo a vedere. Oro, bombarolo, goblin, golem di ghiaccio, barbari scelti, orda di scheletri, moschettiere e due mongolfiere. Ok, non sono uscite leggendarie, però sono uscite belle carte, difatti possiamo fare già un potenziamento. Andiamo a vedere un po', il bombarolo può essere potenziato, migliora. Abbiamo migliorato il bombarolo. E poi possiamo potenziare, ecco qua, miglioriamo la capanna dei barbari, migliora. E l'esperienza sta salendo, sono saliti da 7250. Perfetto. Vediamo un po', adesso ci facciamo una mini sfida classica da 10 gemme, vediamo un po' cosa accade. Unisciti, battaglia. Ecco qui, quindi questa è la prima battaglia, dovrebbe essere facile, speriamo. Allora, vediamo un po'. Io andrei con il drago, il cucciolo di drago, con un altro cucciolo di drago abbinato. E poi mettiamo un minatore che dovrebbe prendere lui le mazzate al posto dei cuccioli di drago. Ah, di là la lanciata di cavaliere all'attacco. Dobbiamo mettere assolutamente una lapide a prendere qualche botta. Ecco qua, la lapide sta prendendo qualche mazzata, ci rischia le trine a difesa. Ora dobbiamo puntare a distruggere direttamente la torre gigante. Siamo 1-1 al momento. Quindi palla al centro. 1-1, palla al centro. Io direi di aspettare che arriva la sua mossa. Vediamo un po', li sta attaccando anche noi. E abbiamo vinto. Abbiamo fregato il tempo. Dai, andiamo un po' in giro. Ok, adesso andiamo alla seconda sfida. Cosa succede? Tutto a posto. Seconda sfida, come dicevo, eccoci qui, battaglia. Allora, vediamo un po'. Aspettiamo. Aspettiamo sempre. Io metterò il principe. Ok. Ma vediamo se lancia gli scheletrini oppure no. Di là basta mettere una lapide e un'altra lapide qua avanti, così si gira una valchiria e l'abbiamo distrutta. Un bel minatore, così tutti gli scheletrini dovrebbero sopravvivere alla sua del fulmine. Comunque ho quasi distrutto questa torretta, come vedete. Allora lui ha messo lo stregone del fuoco, aspettiamo che si avvicini e lanciamo addosso un bello stregone elettrico. Quindi si avvicina, ci siamo quasi. Ecco, stregone elettrico. Secondo me non ha più mana, quindi se io faccio così non ha più punti. Vediamo un po' se riesce a bloccarmi. Ce l'ha fatta, arriva 3 punti. Allora mettiamo un bel draghetto a difesa. Il cucciolo di drago è sempre ottimo.
Sempre ottimo cucciolo di rana, come vedete. Ok, ok. Ottimo, così ottimo. Ora appena si avvicina all'archine e la sistemiamo. L'archine e l'apida alle spalle. Ok, fregato. Questa maglietta va eliminata. Doppio stregone elettrico. Bel minatore. Secondo la fine della battaglia. Aspettiamo gli scheletri che vengono sotto. Ok, vittoria anche questa. Prendiamo in giro il giocatore che ha perso. Un paio di risate in ascolto. Ok. E sono due. Adesso passiamo alla terza sfida. Battaglia. Pronto per la terza sfida di nuovo. Vediamo di fare una terza vittoria. Andiamo a vedere. Terza vittoria. Allora io metterei gli sgherri e il minatore avanti, in modo da che se non li blocca, il minatore prende lui le mazzate e gli sgherri distruggono la torre. Vedete? Guardate là, guardate là, ah, che maestria. Adesso è un secondo minatore a prendere le mazzate. Distrutto, vedete? Un attimo ho distrutto tutto. Aspettiamo la terza area. Adesso passiamo a un'altra partita, speriamo di fare la quarta vittoria. Vai con la battaglia. Vai con la battaglia, ok. Vediamo se riusciamo a fare questa quarta vittoria. Vediamo, subito la lapide a difesa, guardate, blocca l'avversario. Poi quando viene distrutta esce in scheletrini, che vedete, sono uccisi il domatore. Anche se gli ha tirato il fulmine, non ce l'ha fatta. Ora a questo punto mettere il cavaliere, classica valchiria avanti, in modo tale che se caccia gli scheletrini la valchiria li distrugge. No, mi ha fregato. Mi ha fregato, però vediamo se riesco a distruggere almeno quella torre, se ce l'ho fatta. Un bel draghetto qui, cucciolo di drago, a bloccare l'avanzata. Allora, stiamo caricando, ci servono 8 punti. 6, 7, ah, dobbiamo difenderci. Vediamo se riusciamo, ce li ha danneggiati un po' col fulmine. Ok. Facciamo subito un altro minatore. Abbiamo danneggiato parecchio la sua torre. Vai col stregone elettrico. Vai, vai. Colpisce. Ottimo, ottimo. Allora, aspettiamo la sua mossa. Aspettiamo che si carichi tutta la nostra i punti energia. Vedete, stanno a 8. 9, ecco qui. Una bella lapide. Una valchiria alle spalle. E il gioco è fatto. Servono 8 punti, stiamo a 6. Un altro punto, vai col minatore. Ok, ottimo. Il domatore ha rallentato l'avanzata dei nostri sgherri. Quindi ora dovrebbe andare più facile. Ok, ok, che ci siamo. Distrutto, perfetto. Ok, ora dobbiamo solamente. In questo momento dobbiamo solamente difendere. 46 secondi di difesa. Non è semplice, vediamo di fare il possibile. Due stregoni elettrici e la lapide. E la bloccata. Aspettiamo, aspettiamo. Una bella macchina qua a distruggere questa torre. Infame. Ok, distrutta. Aspettiamo che avanza. Là c'è la nostra lapide. Ah, mi ha fregato col fulmine. La lapide devo mettere a bloccare. Ok. Vittoria. Aspettiamolo un po', doppia risatina. Perfetto. E adesso abbiamo fatto 4 vittorie. Adesso andiamo per la quinta vittoria. Ok, vai con la battaglia, quinta vittoria. Ok. Ok, abbiamo fatto, quindi ho fatto tutte le battaglie. Come vedete ho fatto 3 crocette, aspettiamo che esca, un attimo solo. 3 crocette, quindi ho perso, ho 3 tentativi. In questi 3 tentativi ho fatto 4 vittorie, ora ho un baule da aprire. Apriamo il baule e andiamo a vedere cosa esce. Allora, soldi, gigante royale, bombarolo e valchiria. Allora non mi resta che salutarvi e al prossimo video.